In questi ultimi tempi ho viaggiato tantissimo in tutta Italia e devo dire che ho conosciuto persone straordinarie. Ogni volta che tornavo a casa, ogni volta che finivo un corso, mi portavo a casa il tuo sguardo, la tua gioia, le lacrime e mi portavo a casa la tua esperienza. E questo per me mi inorgoglisce, mi fa capire che c'è ancora gente, persone come te, come me, che hanno voglia di fare, che hanno voglia di ricercare, che hanno voglia di scoprire, che hanno voglia di conoscere, che hanno voglia ancora di mettere in azione i propri sogni, i propri desideri, gli obiettivi. Quindi c'è ancora una parte d'Italia che ha la voglia e il desiderio di emergere. E mi dispiace per tutte quelle persone che sono ancora all'interno di un vortice, ancora all'interno di un labirinto, che sanno come uscirne, hanno la chiave, hanno già l'idea come uscire da quella situazione. Ci sono alla fine due dolori che ci accompagnano nella nostra vita e sono due dolori che non possiamo farne a meno, o meglio, nel tempo sappiamo che in qualche modo arrivano. Il primo dolore è il dolore fisico e il secondo dolore è quello della mente, dei pensieri, sì o no? E noi siamo bombardati di più da quale dolore? Da quello mentale. È ovvio, il dolore fisico è quasi forse più semplice da risolvere, poi dipende da che tipo di dolore, ovviamente. Ma quando riconosciamo che il nostro dolore è legato a un pensiero, che è legato al nostro passato, che è legato alla nostra esperienza, cosa possiamo fare? E sono sicuro che tu stessa che stai vedendo questo video, hai già una tua risposta. Il fatto che ci sono persone che vogliono uscire da quel labirinto, vogliono uscire da quel loop mentale, vogliono uscire da quel vortice, trovano delle idee, trovano delle soluzioni e la cosa magica è quando ci si confronta, quando si vive una determinata energia che è legata all'entusiasmo, che è legata alla gioia, che è legata alla passione, allo scoprire, a trovare nuove idee, a trovare nuove risposte. È lì che ti azioni, cioè accendi il tuo motore e inizi a camminare, passo per passo, giorno per giorno. E quando sei nel cammino, lì ti arrivano delle risposte, ti arrivano delle idee. Quindi non sottovaluto le persone che sono ferme, anzi, se tu sei fermo in questo periodo di tempo, sii consapevole che sei fermo, perché se resti fermo in quel momento, è un buon momento per iniziare a ricostruire la tua vita, a riprogettare la tua vita, a riprendere in mano la tua vita. Quindi se sei chiuso in una cantina, in un garage, lasciami passare questo termine simpatico, no? Perché molte volte quando sentiamo la storia di tutti questi personaggi famosi, tutti questi personaggi importanti, hanno trovato le risposte in un garage, no? Sì, no, lasciami sorridere dietro a questa analogia. E quando siamo chiusi all'interno del garage, ma siamo consapevoli che dobbiamo uscire con una risposta, dandoci dei tempi, dandoci una linea guida che ci permette di, ok, sono in questo processo e so che ne uscirò con una soluzione oppure no, ma so che ne uscirò. L'importante è darsi dei tempi, ok? Quindi il tempo è, mi devo dare un tempo di una settimana, mi devo dare il tempo di un mese, mi devo dare il tempo di 20 giorni. Però in quei 20 giorni non è che dormi, intanto fai le tue cose, intanto ti leggi un libro, ti guardi un film, ti guardi un video, guardi i miei video, fai meditazione. Comunque fai qualcosa che sai che ti porta felicità, che ti porta gioia. Quindi queste due categorie di persone che mi sono spesso trovato e concordo pienamente perché io stesso sono stato nella cantina, sono stato nel garage. È ovvio che in quella situazione puoi trovare stimoli, puoi trovare risposte, puoi trovare idee, puoi trovare delle ispirazioni per riniziare a riprendere in mano la tua vita. Quindi a tutte quelle persone che mi hanno seguito e mi seguono assiduamente in aula o comunque hanno fatto delle consulenze, delle sessioni con me, è sempre una gioia, è una grande felicità, è un onore conoscervi e stringervi la mano singolarmente. Tutte quelle persone che magari sono chiuse in questo garage, in questa cantina, ormai lasciami passare questo termine,
sono sicuro che nulla è permanente, però rifletti su questo. È un dolore fisico o è un dolore mentale? Se è un dolore fisico, sai che si può risolvere. Se è un dolore mentale, chi l'ha creato? Chi l'ha generato quel dolore? Chi ha creato quella condizione che ti ha permesso di stare in quella situazione? E se comprendi che il dolore mentale è legato da una responsabilità dei nostri pensieri, e quando riconosci i tuoi pensieri, inizi a familiarizzare con i tuoi pensieri, attraverso i tuoi pensieri riesci sempre di più a trovare la soluzione. Mi auguro che i miei video possano aiutarti o supportarti, a darti nuove idee, a darti stimoli, e come sempre spero di vederti dal vivo, guardarti negli occhi e sapere che siamo insieme, uniti da una grande energia, quell'energia che ci permette di creare e di realizzare i nostri sogni. Ci vediamo presto, ciao!